Ritrovati al Notes di Antenna 3. Vediamo subito insieme, come di consueto, le curiosità di oggi. Nel 1973 la prima telefonata da un cellulare portatile. All'inizio degli anni 70 il cellulare non era uno strumento totalmente sconosciuto, era limitato all'utilizzo nelle autovetture, in particolare della polizia, mentre i cittadini privati, che se lo potevano permettere, disponevano sicuramente di un conto in banca invidiabile. Un ingegnere della Motorola realizzò uno strumento di comunicazione di massa portatile e scese in strada, fece la prima telefonata con un apparecchio senza fili. Cominciò così la rivoluzione mobile, che nel decennio successivo subì una prima accelerata con l'avvento del GSM e successivamente con l'adozione della tecnologia smartphone. Perdere la pazienza significa perdere la battaglia. Gandhi. La curiosità del territorio di oggi ci porta a vedere da vicino il salotto dove Peggy Guggenheim incontrava gli amici. Qui incontrava artisti tra i più importanti, italiani ed internazionali, di passaggio a Venezia, attratti dalla sua magnetica personalità. Si trova a Villa Morosini di Polesella, in provincia di Rovigo, una storica residenza nobiliare veneziana lungo le verdi sponde del fiume Po. Riportata al suo originale splendore dopo un'intensa opera di restauro, conserva le memorie dell'illustre doge Francesco Morosini. All'interno di questa prestigiosa dimora è allestita la straordinaria collezione d'arte Zerbinati ed è anche appunto possibile ammirare l'originale salottino in cui la grande collezionista Peggy Guggenheim si intratteneva presso il ristorante assieme ai più celebri artisti del tempo. Dal Notes di Antenna 3 è tutto. Arrivederci.